guarda che a parte la ci autodenunziamo, nel senso che noi abbiamo parcheggiato, abbiamo violato la legge, però guarda, è tutto sgombero finalmente, quindi sì, vabbè, a parte quelle vescovili eccetera, però sotto il sagrato è tutto scoperto. Che c'è scritto lì? Sì, non si può, capito, dare anche per lo, quello, diciamo, ci sono anche auto d'epoca, quindi vabbè. Comunque, ascoltami, siamo qua in Piazza del Comune, ci fa piacere che è tutto sgombero finalmente, quindi evidentemente le multe hanno fatto effetto, ma si è rotto l'orologio, cioè, porca miseria, cane, tutto. Non se ne fa una pulita, succede sempre qualcosa in questa piazza. Quando c'è il consiglio comunale se le danno le macchine, finalmente sembra che sono sgombre, qua è chiuso qualcuna, ora si è rotto l'orologio, non se ne fa una pulita, come dicono. Chi è che sarebbe secondo l'orologio rotto? Sono le 23 20. 23 minuti, purtroppo le ore si è rotto. Le 1, 2, 3, 5 e 23. 5 e 23. Si è rotto quel picciolone basso, che roba era? Ma che sono le 5 e 23. Sì, ma lo so che sono le 5 e 23, ma quel picciolone basso, che roba era? Non so, e sembra che si è staccato un pezzo. Che cos'è? Si è staccato un pezzo. Anche lì in mezzo, vedi che è tutto. Sì, si è staccato un pezzo. Quindi l'ora è giusta. Salvo orrori ed omissioni. Vabbè, o è un caso che siamo venuti proprio alle 5.23, che mi sembra che sia incredibile. Comunque, peccato, comunque è un bel storico questo orologio qui. Sì, non sei mai stato su dove. No. Vacci, fateci accompagnare, perché tutte le mattine c'è il custode che va su. Comunque si muove. Sì, si muove. Quindi funziona. Sì, però c'è quella cosa in basso lì che si è staccata, non so dove si è staccata. Cioè un pezzo di uno dei numeri non si vede più. Esatto, non si vede più. E anche lì in mezzo vedi che è tutto. Esatto. Quindi sta venendo via con quasi. Si sta staccando. Sì. Vabbè, dai. Qui è un bel lavoretto sistemarlo. No? Il problema è metterci la gru, capito? Tutte le impalcature necessarie per poterci andare a lavorare. Non so se basterà un camion, perché lì è una bella altezza, sì, ma comunque ci arriva. E più il camion andare su, costa. Comune c'è soldi, problema. Forse è un segnale per il tempo della politica. Cioè? Quando l'orologio gira nel capo. Gira. Nel senso che magari l'orologio si rompe, l'orologio della politica. È quello tanto che la si è politica rotto. È. Dico la politica, il tempo, come dire, diventa immutabile. Hai sentito Renzi che ha detto? Che ha detto. Caro, si scende alla svelta, ma dove è un problema di salirci? Attenti, gli ha detto alla minoranza. Mi sa un po' di ventennio questa cosa. Sì. Va bene. Sì, bisogna vedere anche se lui che manda la guida del carro. Perché. Gira che abbiamo un nuovo. Sta facendo delle foto, ma. No, sì, ma le sta facendo la posa. Come il nostro. Chi è quello lassù che mi ricordo? Lo sai. Poi c'è scritto sotto, tu si guarda. Ah, ecco, lo sai, manco te. Non mi ricordo neanche. Ma senti un po', ma tra l'altro l'hanno ripulita quella statua dopo tanto tempo. Comunque. Diciamo un po' tutte le statue l'ho ripulita adesso, anche quella in cima sulla piaggia del Murello. È tutto un altro impatto questo sagrato così pulito. Esatto, ci vorrebbe manca soltanto una cosa. Quasi. La gente. La gente ce n'è poca. Per la sai che ci sono, abbiamo dato in questi giorni gli ultimi dati dell'IRPET, sono numeri che magari nel piccolo dicono poco, però pare che c'è stato un aumento di turisti del 3,7%. Lo so che è poco, però è tutto a dire. È tutto a dire. Va bene, meglio 3,7% in più che magari 0% o sotto. E funzionano molto gli alberghi, quelli di lusso, piuttosto che gli alberghi di bassa qualità. Ma infatti la media borghesia se n'è andata, quindi ci sono soltanto coloro i quali hanno i soldi, e quindi arriva soltanto quelli. Ormai la borghesia se n'è andata. In questo sistema e in queste crisi che c'è adesso, diciamo che la classe media se ne sta andando, e quindi di conseguenza i soldi, i ricchi fanno sempre più soldi e i poveri sono sempre più poveri. Questo è il sistema che abbiamo creato. Ecco, sì, effettivamente l'unica cosa che si può dire è che qui siamo nella cattedrale, siamo in pieno pomeriggio e siamo in estate, non c'è nessuno. Questa è la cosa un po' brutta. Esatto. Se vai in altre città tipo Siena è strapieno. Quindi, bello, però purtroppo questa desolazione di gente fa. Forse perché è dislocato anche in modo diverso. Anche Siena è su in alto la cattedrale. Sì, però è vicino a Piazza del Campo, qui c'è vicino a Piazza Grande. Sì.
sono analogie storico, sì, no, è chiarezza ancora, o perché ancora è poco conosciuta, perché gli aretini poi logicamente non pensano tanto al turismo e quindi di conseguenza non c'è granché, vedi, non c'è nessuno oggi di primi di luglio, una giornata bellissima, niente. Vabbè, è un martedì, magari la gente girerà più fine settimana, però sarà gente in ferie, quindi potrebbe venire anche oggi. Vabbè, prendiamo quello che viene. Beh, salutiamo l'orologio del comune. L'orologio del comune che si muove, però. Sì. Si muove, è messo male, ma si muove. È messo male. Eppur si muove. Sì, si muove anche l'ora, perché l'ora, ciao, anche l'ora è... Salutiamo tutti. È girato. Vabbè, lo so. Anche l'ora sì. Sta andando regolarmente, si è staccato quel pezzo in fondo. Boh. E mi sa che rimarrà così. Paolo, te che sei... Chi è Paolo? Lui lo sa. Che sei addetto al controllo dell'orologio, dai un'occhiata perché si è staccato quella... Paolo. Un po' non so cos'è. Paolo è il custode addetto al... Perché di che materiale sarà fatto? Di pietra? No. Non lo so. Sembrerebbe una lamina di sicuramente di metallo. Forse così sarebbe facile. Non lo so. Vabbè, comunque speriamo che lo sistemino, perché l'impatto con la sulla piazza del comune, insomma, magari in pochi ci faranno caso, ma non è il massimo. Ci vediamo domani. Ciao.